Ciao ragazze, benvenute, ben ritrovate sul mio canale. Grazie per i messaggini che mi mandate. So che vi è piaciuta tanto l'idea di utilizzare in maniera alternativa il rossetto e alcune di voi hanno già seguito il mio esempio. Oggi invece vi voglio presentare un trucco con i nuovi prodotti della Power Stay che escono in C3. Ecco qua, questa è C3, in catalogo. Qui c'è il mascara, un mascara con uno scovolino molto bello che vedremo. Ecco, qui ci sono le matite ombretto e le matite contorno occhi. Io ve le faccio vedere. Naturalmente, essendo della Power Stay, durano tantissimo, sono no transfer e quindi vanno lavorate immediatamente. Io ho già preparato, ho già truccato un occhio. Se lo vedete. Trucco con voi l'altro occhio e vediamo un attimo come comportarci. Intanto vi faccio vedere queste matite, vedete che sono matite ombretto molto morbide, hanno questa particolarità di avere qui il temperino, lo vedete? Ecco qua, temperino, così ce lo possiamo temperare quando vogliamo. Ok, io procedo, metterò questo che è bronze come base su tutta la palpebra. Poi farò prima la sfumatura con questo marrone scuro, farò il triangolino, lo andrò a evidenziare con questo che è viola e sfumerò il tutto. Poi sotto metterò la matita e il mascara. Vediamolo insieme. Adesso metto il mascara, metto ancora un po' di illuminante in polvere qui per dare un pochino di luminosità e qua. Ovviamente vi consiglio se quando vi truccate gli occhi di dare prima da mangiare i gatti perché sennò vi ronzano come hanno fatto i miei prima qua. E spinta da una parte, spinta da un'altra, mi rendo conto che stanno sabotando il mio lavoro. E non hanno brontolato, non hanno fatto come nell'altro video dove mi aspettavo da un momento all'altro di ritrovarmi la protezione animali a casa. Allora, lei è lì, eh?
Questo è un bellissimo mascara. Io prima separo le ciglia in verticale, ecco qua, e poi do il mio mascara. Diamolo soprattutto all'esterno per ampliare lo sguardo. Cosa ne dite? È bello, eh? Sotto, anche se sotto secondo me andrebbe meglio, soprattutto per una certa età, un mascara marrone. Però il Power Stay per adesso è uscita solo col mascara nero, quindi io ho utilizzato questo, però un mascara marrone secondo me apre. Bene, allora, che cosa ne dite di questo trucco? Vi piace? Io direi che possiamo uscire, eh? Ci mettiamo qualche bijou, qualche cosa, possiamo andare in ufficio. Ah, ci mettiamo anche il profumo, anche questi escono in C3 e sono veramente ottimi. Io per adesso ho scelto questo alla rosa di Turchia. Eccolo qua. C'è poi al neroli e neroli e iris e tuberosa e jasmine. Anche tuberosa e jasmine è una favola. Bene, allora io direi che con questo trucco della Power Stay sino a fine giornata siamo perfettamente in ordine. Poi alla sera ovviamente ci strucchiamo e guardate qui, io direi di usare il bifasico e poi dopo aver tolto il make-up occhi col bifasico ci laviamo bene la faccia o col Clean Break o con il nuovo gel della New, mettiamo il tonico, che ormai avete capito che non ve lo lascio passare, e una bella crema a notte, magari con l'aggiunta di un siero antirughe, cosa ne dite? Bene, vi farò un video come vi ho fatto il video della skincare mattutina, va bene? Ragazze, che dirvi, buona giornata e alla prossima. Vi abbraccio e vi bacio.